ti ho detto queste cose se da piccolo non avevo. Lei pare che è cresciuta qua. E neanche la mia pilota. Lei la vedeva come me, nel senso che non esistono colori politici per questa cosa qua, non ci devono essere partite politiche, le amministrazioni che si sono succedute con tante, da Giordano Moscatelli a Ballarè, adesso c'è l'amministrazione Canelli, la situazione non è cambiata assolutamente. Posso dire che il comitato ha fatto tutto quello che poteva fare come libero cittadini, mi ha presentato delle firme nel 2009 per far analizzare il tetto da ARPA, è venuta qua, l'ha analizzata e ha trovato la situazione pessima nel 2009, quindi nel 2009 ha suggerito la rimozione immediata, a breve tempo, di tutta la mia città, ma abbiamo analizzato solo il tetto nel 2009, ha analizzato il tetto, ha visto la situazione che era schifosa. Dopodiché nel 2011 è tornata di nuovo acqua, però non ha più analizzato il tetto, ha messo più il macchinario che prendeva l'aria, che lo spegniamo noi, quindi più aria, più che facciamo sempre dentro, ha analizzato poi cosa ha trovato dentro, ha trovato del materiale che sempre a me, che ha a che fare con l'amianto, un tipo di amianto che però non ha a che fare con le coperture, quindi ha supposto che ci sia dell'amianto qua dentro che non ha a che fare con le coperture, quindi tubazioni o amianto dall'esterno che è spostato qua o qualsiasi altro materiale che non ha niente a che fare con il tetto, e ha suggerito un prosieguo di questa indagine. Non è stata fatta più nessuna indagine, la cosa è morta lì e qui subentra l'amministrazione Badare. E ha pensato bene. Scusa, l'onere questa ulteriore. Non so, si è bloccato tutto, non so chi voleva richiederla, noi abbiamo fatto le firme per il 2009, quindi la cosa doveva continuare. Se l'ARPA doveva lei stessa venire qua dentro in autonomia a fare un'altra indagine, o comunque richiedere un'altra indagine. Si è pensato bene, tagliamo anche quest'altora, chiediamo a chi è interessato di quest'area qua, una indagine di mercato, diciamo. Si sono presentati quattro soggetti. Questi quattro soggetti hanno presentato dei progetti bellissimi, che il comune era un entusiasta di questi progetti qua. Va bene, facciamo un bando per venderlo. La valutazione non so chi l'ha fatta per poter vendere questo qua di 24.000 metri quadrati. Però la cifra è stata messa a 3.600.000 euro, 160 euro al metro quadro. Non si è presentato nessuno di questi quattro soggetti. Anche perché c'era l'obbligo di bonifica quasi immediata, c'erano tutti i vincoli per la vendita. Tra parentesi, questi due complessi qua e la torre in fondo sono coperti dalle belle arti, cioè non si può cambiare tanto, si può ristrutturare ma tenendo i vincoli. Comunque vabbè, non si è presentato nessuno. Allora è rimasto male l'amministrazione, facciamo un secondo bando, 2 milioni e 900. Cari amici, siamo davanti all'ex macello comunale di Via Pasteur, siamo con il rappresentante del comitato civico per la bonifica dell'ex macello. Come mai oggi vi siete riuniti qua? Non è la prima volta, ci siamo già trovati nel 2011, oggi, proprio oggi, questo periodo qua, a maggio dell'anno scorso, ho aspettato un anno dall'insediamento del nuovo sindaco Alessandro Canelli, mio amico tra parentesi, dandogli tempo un anno per contattarci, per comunque a mezzo stampa proporre delle idee per la bonifica, dire quanto, tempistiche, ciò non è venuto, quindi ho deciso dopo un anno, mi sembrava il caso di informare la popolazione che non ovviamente chiede anche a me, chiede a chi è a conoscenza dei fatti cosa si sta facendo, quindi io non so cosa rispondere e ho pensato bene di trovarci qua oggi per trovare idee nuove, persone nuove che intendono partecipare. Ho sentito che prima parlava di esposti, sì. Quanti esposti ha fatto? Io personalmente un esposto proprio quello della Repubblica, scrivendo nero su bianco i miei dubbi, le mie perplessità sul fatto che ci sia questo immobilismo nella politica. Come lei ben sa, gli esposti per quanto riguarda il codice civile sono abbastanza blandi. Certo. Per avere più
concretezza nelle cose, bisogna fare una querela specificando quali sono le motivazioni e quello che è successo precedentemente. Certo. Avendo voi avuto già una chiusura da parte della Procura della Repubblica, sì, potete, sicuramente, questo è un mio modo di vedere, certo, secondo me sarebbe più giusto fare una denuncia querela, ma non alla Procura della Repubblica, direttamente alla Guardia Forestale, facendo riferimento che 2 anni fa sono stati messi a posto i sigilli, sì, per quanto riguarda l'amianto volabile, sì, e l'eternit, certo, che sussiste. Il problema è quello lì. Se pensiamo che non più tardi di qualche settimana fa è stato preso un altro abusivo dentro che si era collegato a un paletto della luce e risiedeva qui dentro, anche quello è il problema. Questa è un'area abbandonata. È un'area molto a rischio. Posso dire una cosa? Dimmi soltanto tutto quello che vuoi. Io potrei anche proporre ai cittadini qui presenti, che ringrazio perché hanno un senso civico elevato il fatto che siano presenti oggi, potrei proporre anche, quindi ce n'è una denuncia, ma io dico che quest'area qua sono 24.000 metri quadrati sotto gli occhi di tutti, compreso la Guardia Forestale, compreso la magistratura, compresi gli organi competenti a obbligare il comune di Novara a bonificarlo. Non capisco questo immobilismo senza una denuncia del privato cittadino, perché non intervengono loro stessi? Allora, a capire il perché c'è una legge, che ci sarà una legge, se c'è una denuncia vuol dire che c'è una legge, in tal senso perché non intervengono? Gliela spiego io qual è la cosa, è quello. Allora, due amministrazioni fa si era deciso tramite il generale Ferullo, certo, di fare qua la cittadella degli anziani. Ah. Ok? Successivamente non l'hanno fatta perché mancavano i soldi. Certo. 3 anni fa, quando si è fatta la prima bonifica da parte dell'ASSA, sono venuti degli ingegneri perché dovevano. Sentiamo magari qualche volta, non so se c'è un foglio, una mail magari. Dovevano. Ciao Gianni. Ciao. Dovevano separare le aree. Sì. Si era detto che nel settore di Viale Cortatore, sì, doveva venire un'area per le onlus della cittadinanza. È e l'area di qua, da una parte doveva venire un centro commerciale e dall'altra parte non ricordo più quale. Io ho sentito in sede comunale questa progettazione, solamente che dopo i sigilli che ha apposto la magistratura lì è saltato tutto, perché tutti quanti all'epoca non si sapeva quello che c'è sotto. Quello è il problema. Sappiamo quello che c'è fuori, certo, quello che si vede, ma di sotto nessuno lo sa. Certo. Per questo dico una querela. Grazie, arrivederci. Una querela a tutti, grazie. Per un carotaggio nell'interno, certo, e fare una commissione, si richiede al comune di Novara, questi sono input che vi do, certo, certo, una commissione rappresentata anche dal comitato civico, dove si va a vedere nello specifico quali sono i punti critici, perché non è tutto inquinato, ci sono delle zone a rischio. Spero quanto prima che facciate qualche cosina di concreto, noi la disponibilità ve la diamo. Sì, io come ho detto prima mi sono trovato anche abbastanza da solo perché c'è la mia carissima amica Anna Pandina che è mancata poco tempo fa e adesso sto cercando appunto qualcuno che come lei, come altre persone, diano questi input qua per poterci muovere. Spero anche che comunque la cosa non serva, non deve essere il cittadino a intervenire, dovrebbe essere direttamente il comune, questo non avviene, quindi quello che viene le proposte nuove. Facciamo in mi modo ringrazio che il comune si muova. Vabbè, ok, ringraziamo il membro del comitato. Grazie mille cittadino di essere presente.